Mi rendo conto che è un po' tardi, però insomma queste relazioni sono veramente stimolanti, quindi volevo fare solo prima due brevissime osservazioni prima di lasciare la parola all'avvocato Morrico. Allora, io mi autodenuncio subito, così non evitiamo. Nel senso che io sono stata una delle prime che ha sempre ritenuto che il danno differenziale potesse essere e dovesse essere calcolato anche in assenza di domanda preventiva nei confronti dell'INAI. Mi rendo conto che poi questo ha delle ripercussioni pratiche, come diceva l'avvocato Giorgi, però io ho immaginato che da noi ci debba essere una parità di trattamento assoluta, divieto assoluto di discriminazione, perché in caso contrario io lascerei in capo al lavoratore che denuncia o meno all'INAIL la sua malattia professionale o il suo infortunio e influisce sul risarcimento del datore di lavoro a quel punto, perché se io non lo denuncio ho tutto, se lo denuncio ne ho solo una parte e quindi il datore di lavoro paga più o meno a seconda del mio comportamento. Questo, cioè, dal mio punto di vista è assolutamente inammissibile. E quindi, al di là di tutte le argomentazioni che sono state spese dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale, però per me c'è proprio questo insormontabile ostacolo. Altra cosa, io sono stata sempre anche una che ha da subito operato la differenza posta per posta, perché secondo me il risarcimento del danno e le varie componenti che lo vanno, scusate il termine, a comporre, che di volta in volta lo vanno a comporre, sono diverse dall'indennizzo INAIL. L'articolo 13, proprio sul danno differenziale, sul danno biologico, ci dice quali sono le poste, cioè quali sono i parametri che l'INAIL deve tenere presenti per indennizzare il danno biologico. Questi non sono uguali a quelli che normalmente la medicina legale utilizza per il risarcimento del danno biologico. Quindi, oltre a una differenza qualitativa e che riguarda l'aspetto dei danni complementari, c'è una differenza quantitativa che è notevole e non è così difficile. Come diceva lui, per il danno biologico è più facile dare il doppio quesito al CTU, ma normalmente il CTU, e ovviamente uno sceglie il CTU in grado di farle queste cose, noi abbiamo degli ottimi medici legali che utilizzano le tabelle dell'INAIL per calcolare l'indennizzo e utilizzano i bareme che solitamente si usano per il danno biologico in sede civilistica, e poi gli si chiede anche di evidenziare tutti quei pregiudizi che non sono indennizzabili dall'INAIL. Quindi, oltre a un differenziale qualitativo, c'è anche un differenziale quantitativo. Il problema, è vero, si sposta e aumenta nel caso in cui il danno sia superiore al 16%, però anche in questo caso non è impossibile, perché i criteri che l'INAIL utilizza per indennizzare anche in questo caso sono codificati, ma hanno una codifica, se voi la andate a vedere, strettissima, per cui ben venga il quesito chiesto ai sensi del 210 all'INAIL. Nel caso in cui non risponda, il CTU è assolutamente in grado. Certo, è aleatoria l'indennizzo, non lo metto in dubbio. Però il 210 prevede che tu tiri fuori un documento la cui certezza la devi anche individuare. Qui stiamo chiedendo all'INAIL, fai tu un lavoro che magari non ha fatto. Benissimo. E quindi il 210 secondo me non è in questo momento ravvisare, che è l'ordine di esibizione di un documento che deve esistere. Il combinato disposto è il 118. Sì, sono anche le informazioni. All'INAIL un'informazione che si deve attrezzare, magari facendo dei calcoli per darti la risposta. Certo. Però non è il 210 allora invocato. Vabbè, è una sorta 213, adesso non ricordo qual è quello in cui si. No, è la pubblica amministrazione. È 210. Vabbè, però diciamo che sì, no, è che si interpreta comunque l'INAIL come normalmente facciamo con l'INPS. Poi l'INPS a volte ci risponde, a volte non ci risponde, non è che lo possiamo obbligare, se non ci risponde lo diamo al CTU, no, non c'è nessun obbligo ovviamente.